Benvenuta sul mio canale. In questo video voglio parlarti di un argomento un po' per insider, un po' per quelli che stanno nel mondo della belletteria, che però ti può dare uno sguardo diverso su tante cose. Quindi parliamo di intermediari per le firme del lusso e di tutto quello che gira intorno. Ora però ti invito a fare tre cose. La prima è di iscriverti al mio canale YouTube e a cliccare sulla campanella per poter avere tutti gli aggiornamenti. La seconda è di iscriverti alla mia pagina Facebook mettendo un bel like. La terza è di seguirmi sul mio canale Instagram e guardarti tutte le informazioni sul mio blog all'indirizzo blog.ornellaonzino.it. Trovi tutti i link sotto questo video. Sigla! Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre originale. E questo è un parolone, originale, originale, che cos'è originale? Però adesso non divaghiamo, ti ho detto che in questo video ti parlo degli intermediari, delle firme del lusso e di qualcosa di cui senti parlare soltanto quando succedono gli scandali. Come un brand del lusso sceglie il suo fornitore? Bene, ti parlo di una cosa che probabilmente, insomma, davvero in pochi raccontano, nessuno in realtà, ed è proprio quello che la belletteria è un pochino una casta inteso come un circolo di persone che interagiscono fra di loro e fra virgolette fanno gli interessi a vario titolo di chi sta sempre più in alto di loro, e quindi delle volte si perde un po' di vista la persona. Con gli anni cosa è successo? Che questa situazione è degenerata, perché prima si utilizzavano delle persone, degli intermediari, per trovare il gruppo che doveva produrre le borse. Adesso con gli anni, dopo i tanti disastri che sono stati fatti, il lavoro viene distribuito, quindi la firma del lusso deve produrre le borse e cerca di trovare un fornitore quanto più vicino della filiera, si dice, quindi di non trovare tanti intermediari o al massimo averne uno, in modo da avere controllo diretto sugli intermediari, ed è questo ha eliminato tanto marcio che c'era e ha migliorato anche la salute ovviamente dei terzisti, delle persone che come me producono per altri. Dall'altro lato però che cosa è successo? C'è tutta una serie di vecchie guardie che tengono banco, in molte sono positive, sono aziende floride che crescono e tutto il resto, in altre sono aziende un po', come dire, non completamente limpide e visibili. Questa cosa non viene detta perché ovviamente ci sono degli interessi alle spalle. Molto spesso le persone che poi realmente si occupano di produzione o di controllare non hanno il polso delle situazioni, però ti posso dire che col tempo fortunatamente queste realtà stanno andando a morire, soltanto che tu ti chiederai come mai queste persone, questi imprenditori, queste aziende hanno ancora lavoro. È molto semplice, è un sistema chiamato sistema dei referral, o molto più praticamente, se quell'azienda lavora già per X, io sono Y, gli do il lavoro, perché se c'è già questo brand famoso che lavora con questa persona, con questa azienda da tanto tempo, allora il lavoro glielo do anche io e magari chiudo pure un occhio. Ripeto, fortunatamente questo sistema di cose sta finendo e ovviamente molto in gioco fa la tua scelta della borsa o le informazioni che tu richiedi quando compri una borsa. Sono anni che ogni batto per la certificazione della filiera, ovvero perché venga detto da chi sono prodotte le cose, un po' come succede nell'alimentare. Quindi piano piano vedo che questa cosa sta prendendo campo e ovviamente persone come te che mi seguono sul canale e che vogliono sapere le storie, cosa ci sono dietro le aziende, il made in Italy, vero, presunto che sia, vogliono sapere, quindi più, fra virgolette, amica, tu chiedi informazioni, più questa cosa incentiverà la sana economia, incentiverà che le firme si serviranno solo ed unicamente di gruppi, terzisti, lavoratori indefessi, persone che passano le giornate in azienda e non semplicemente a fare l'imbroglietto che poi non serve a nessuno. Per cui ti invito a condividere questo video se ti piace, a commentarlo, a dirmi tu cosa conosci di questo settore e ci vediamo al prossimo video. Però prima di salutarti iscriviti al canale YouTube cliccando sulla campanella,
per poter avere tutti gli aggiornamenti. Seguimi sulla mia pagina Facebook e trovi tutti i link qui sotto. Se hai delle cose che vuoi sapere o dei commenti, scrivimele qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao da me.